Senza barcode e Liberi TV, abbiamo incontrato durante il dibattito che c'è stato a Casa Pound con Simone Di Stefano, la Lid e Marino Maglietta, l'avvocato Alessandro Gerardi, esperto in diritto di famiglia, membro e tesoriere della Lid e anche consigliere dell'associazione Luca Coscioni. Abbiamo tantissime domande da fare. Comincio con la prima, che è stata una semiproposta fatta durante il dibattito su come revisionare, diciamo, il diritto di famiglia. Quali sono, secondo te, in pochissime parole, purtroppo abbiamo pochi minuti, le basi, le prime cose da rivedere? Ma il diritto di famiglia in realtà va riformato alle fondamenta. L'ultima riforma globale complessiva risale al 1975, da allora non è stato fatto più nulla, sono stati soltanto fatti degli interventi settoriali, episodici, occasionali su singoli aspetti del diritto di famiglia, soprattutto sulle norme processuali, però il diritto sostanziale non è cambiato assolutamente in nulla. Quindi noi riteniamo che, siccome la Lega Italiana per il divorzio breve e i radicali ritengono che, siccome il nostro paese, la società e i costumi sono profondamente mutati, e questo è un dato oggettivo innegabile rispetto a 30-40 anni fa, è giunto anche il momento che il legislatore rimetta mano al dato normativo, cioè all'aspetto legislativo, e che regolamenti in misura e in maniera diversa aspetti nuovi che sono emersi nel corso di questi 40 anni, dalle coppie di fatto, anche omosessuali, alle adozioni, ma anche aspetti come la fecondazione assistita, oltre che ovviamente agli aspetti che riguardano più direttamente i diritti civili e il diritto di famiglia, a partire dalla riforma del divorzio e soprattutto a partire dalla riforma dell'affido condiviso. Sono tutti aspetti di cui c'è bisogno, c'è urgenza di affrontare, perché oggi non abbiamo più la famiglia, il modello della famiglia tradizionale che imperava in Italia circa 40 anni fa, negli anni 70, non abbiamo più quell'Italia cattolica e rurale degli anni 50 e 60, abbiamo un paese profondamente diverso, abbiamo nuclei familiari che sono profondamente cambiati, abbiamo la famiglia monogenitoriale, la famiglia allargata, le famiglie riunite, appunto le coppie di fatto, i separati in casa. Oggi abbiamo un fenomeno, quello dei separati in casa, che è in continua ascesa, e cioè stiamo parlando di coppie che vivono separate in casa, che non hanno le possibilità economiche di chiedere la separazione e di chiedere il divorzio, e che di fatto vivono appunto separati e che magari nel frattempo hanno intrapreso nuove relazioni affettive. Ecco, tutti questi aspetti non hanno nessuna regolamentazione giuridica e tutti questi aspetti sono assolutamente intrecciati, perché ad esempio il problema delle coppie di fatto è un problema strettamente intrecciato a quello del divorzio breve, sono direttamente collegati, perché i tempi lunghi del divorzio oggi impongono e costringono una coppia che nel frattempo ha intrapreso nuove relazioni affettive a non potersi risposare. Magari da queste nuove relazioni sono nati nuovi figli e tutto questo non ha un riconoscimento pubblico, perché le coppie di fatto non sono riconosciute pubblicamente e perché appunto i tempi del divorzio sono lunghi. Tutto questo è assolutamente inconcepibile. In nessun paese europeo esiste una situazione così arretrata dal punto di vista normativo, e per questi motivi chiediamo che il legislatore, e questo effettivamente lo chiediamo da tempo, ma soprattutto nell'ultima legislatura abbiamo presentato un progetto di legge di riforma complessiva del diritto di famiglia, affronti finalmente e da un punto di vista ultimativo e definitivo tutte queste questioni. Con Alessandro Gerardi e Diego Sabatinelli potremmo veramente trattare ogni tema di Senza Barcode. Alessandro ha affiancato e affianca l'onorevole Rita Bernardini nelle varie visite alle carceri, per esempio. Lui ben ci può spiegare ora qual è l'urgenza, la prepotente urgenza delle carceri italiane. Sì, quello delle carceri italiane è un altro buco nero della giustizia italiana. Oggi oggi abbiamo un sistema penitenziario che dal punto di vista invece normativo e legislativo è al passo con i tempi, perché ci sono state continue migliorie, continue innovazioni legislative che hanno riconosciuto maggiori garanzie alle persone recluse, però di fatto queste nuove garanzie, questi nuovi diritti poi non vengono attuati nella pratica quotidiana. Oggi abbiamo nelle carceri italiane più del 40% dei detenuti che è in attesa di giudizio, cioè sono persone che stanno scontando il carcere, che sono recluse senza essere state condannate, senza che sia stata accertata la loro colpevolezza all'esito dei 3 gradi di giudizio. Addirittura 12.000 persone sono chiuse in carcere senza che nei loro confronti sia stato celebrato nemmeno il primo grado di giudizio, e questo è assolutamente intollerabile. Noi siamo il paese europeo che ricorre più frequentemente alla custodia cautelare in carcere, cioè al carcere prima di una sentenza definitiva di condanna.
Ma a parte quello delle persone in attesa di giudizio, anche le persone in espiazione di pena scontano la pena al di fuori di qualsiasi legalità normativa e costituzionale, perché il carcere, per come è previsto dalla normativa, deve essere soltanto concepito come privazione della libertà personale. Però il carcere non può mai privare la persona della dignità, del diritto alla sanità, del diritto all'affettività, del diritto ai legami familiari. Per quanto possibile, infatti, l'ordinamento prevede la territorializzazione della pena, e cioè che il detenuto deve essere recluso all'interno di carceri più vicine possibile ai propri nuclei familiari, proprio per consentire a quella persona, nel corso dell'espiazione della pena, di mantenere contatti con la famiglia. Ecco, tutto questo è previsto in teoria, in astratto, ma poi nella pratica quotidiana, anche per mancanza di risorse, non viene mai realizzato. Quindi quello delle carceri è un problema, soprattutto il sovraffollamento. Oggi abbiamo più di 68.000 detenuti reclusi negli istituti penitenziari italiani, a fronte di circa 43.000 posti regolamentari, quindi abbiamo circa 25.000 persone in più ammassate in celle dove non dovrebbero stare. E la soluzione che propongono i radicali è innanzitutto quella dell'amnistia, e cioè di ripartire da zero, di azzerare o comunque dimezzare il carico degli uffici giudiziari, di sfoltire anche con un indulto la popolazione carceraria, per poi da quel punto, una volta tirata questa linea, ripartire con delle riforme strutturali della giustizia, a partire dalla separazione delle carriere, dalla riforma del CSM e soprattutto dalla riscrittura del codice penale e del sistema delle sanzioni, perché occorre che in Italia vengano finalmente introdotte delle misure alternative al carcere e soprattutto delle pene alternative alla detenzione, come avviene in tutti i paesi europei. In Italia purtroppo si risponde a ogni reato soltanto con il carcere. Abbiamo una concezione carcerocentrica che anche questa è antiquata, non è più al passo con i tempi e che purtroppo non viene mai cambiata. Benissimo, allora ancora una domanda. Come consigliere quindi dell'associazione Luca Coscioni, ti chiediamo una breve presentazione dell'associazione e un punto di vista sull'eutanasia, che è uno dei temi importanti anche nel nostro sito. L'associazione Luca Coscioni si occupa dei diritti civili, soprattutto nasce per le persone, per i diritti del malato, per la libertà di ricerca scientifica. Si è caratterizzata essenzialmente per una battaglia durante i suoi primi anni di vita che riguarda la fecondazione assistita, e ultimamente si occupa soprattutto del tema dell'eutanasia. L'approccio che l'associazione Coscioni fa a questi temi è un approccio che esalta al massimo la responsabilità dell'individuo, la laicità dello Stato e il principio di autodeterminazione delle persone e soprattutto del malato. Il malato non è una persona che in quanto tale non è capace di autodeterminarsi, deve essere considerata come una persona incapace di decidere sul proprio corpo e su quali interventi fare sul proprio corpo. Quindi quello dell'eutanasia è l'ultimo tabù che è rimasto, insieme a tanti altri qui in Italia, perché è un tema di cui nessun partito politico, nessuna forza politica, nessuna coalizione affronta in maniera seria. Tutti quanti lo nascondono un po' sotto il tappeto o comunque si dichiarano contrari, quando invece l'eutanasia già oggi in moltissimi paesi europei viene praticata, è stata regolamentata, è stata legalizzata. Purtroppo in Italia si continua a ricorrere alla eutanasia di fatto, quella clandestina, quella deresponsabilizzante, che viene praticata negli ospedali italiani in maniera ufficiosa da molti medici, senza nessuna assunzione di responsabilità. Ecco, noi chiediamo che questo fenomeno clandestino emerga e che venga regolamentato anche dal punto di vista legislativo, affinché venga finalmente lasciata la libertà al paziente, alla persona che è al malato terminale, la possibilità di decidere su che tipo di morte affrontare, soprattutto diciamo che l'eutanasia è una via d'uscita, è una soluzione quanto più possibile dignitosa ad un problema non più risolvibile, non più tollerabile. Quindi invece di continuare a intervenire con interventi invasivi sul corpo della persona, violando la sua libertà personale, la sua libertà fisica, noi appunto riteniamo che debba essere il malato a decidere se e in che misura continuare a vivere. Perfetto, allora sul sito di Libere TV troverete questa intervista nella sezione anche di Senza Barcode. Su Senza Barcode la dovremo impostare in diverse sezioni, anche quella dello speciale elezioni 2013, perché l'avvocato Alessandro Gerardi è candidato per la lista Amnistia, Giustizia e Libertà. In quale posizione, Alessandro? Sono
Sono candidato a una lista Amnistia Giustizia e Libertà in Sicilia, circoscrizione 2, terzo in lista dopo Rita Bernardini e Marco Pannella. In Sicilia i radicali sono riusciti, la lista Amnistia Giustizia e Libertà è riuscita a raccogliere tutte le firme necessarie, le sottoscrizioni necessarie per la presentazione della lista, quindi i siciliani troveranno il simbolo della lista Amnistia Giustizia e Libertà nella scheda elettorale, insomma sarà importante, anche se poi a livello nazionale non si raggiungerà il 4%, comunque sarà importante dare nei luoghi in cui c'è questa lista, dare sostegno, dare il proprio voto, anche perché è importante darci la forza per le future battaglie politiche, anche se non saremo in Parlamento. Quindi senza barcode, speciale elezione 2013, la finestra è aperta anche su Alessandro Gerardi.